Carlo Cosolo in nomination per l'Anello d'Oro come miglior doppiatore per la sezione cinema qui a Voci nell'Ombra, annata 2021-2022. Benvenuto intanto al festival, e sei già stato qui ospite nelle passate edizioni? Nel 2006 mi sembra, per la stessa categoria che è miglior doppiaggio generale. E il film era United 93 e allora devo dire che vinsi il premio. Chissà, speriamo magari anche stavolta. Vedremo, scopriremo questa sera. Intanto sei un grandissimo direttore del doppiaggio, oltre che doppiatore, e sono tantissimi sì. anni. Sì. Ah no, credo che era una domanda. Sei un grandissimo direttore del doppiaggio? Sì. Ok. Sì. Sei un grandissimo direttore. In effetti i film di cui sei direttore del doppiaggio sono grandissimi blockbuster da milionari incassi. Ma c'è un qualche film che preferisci sugli altri? A parte la percentuale, ma queste sono cose private. Ma c'è qualche lavoro che hai preferito di altri? Qualche blockbuster, ma senza offesa, anzi è solo per categorizzarlo, che preferisci, a cui sei più affezionato? No, ma è un no motivato, però non è un no generico. È una cosa che un pochino mi emoziona anche, devo dire. Questa è la prima volta che dico sta cosa, è un'esclusiva. Ehi amici, cioè in realtà ho un sacco di franchise fra le mani. Da Animali Fantastici, ora Dune, che Pirati dei Caraibi. Pirati dei Caraibi, in passato Transformers, che se ne sono usciti 4, mi sembra. Quali a Mission Impossible, adesso ho fatto gli ultimi due, e questa cosa per me cioè mai avrei pensato nella vita quando ho iniziato a fare questo mestiere, ecco, è lì il punto. Quindi ogni volta è vero che è diverso, nel senso che poi all'inizio, anni fa, quando arrivava un film ero molto emozionato, poi sentivo anche il peso di questa. Adesso è chiaro che dopo tanti anni, insomma sono 40 anni che lavoro, sono più di una ventina d'anni che lavoro su queste cose, impari a gestirle, però è sempre emozionante, poi è sempre una sfida, anche perché poi sono molto diversi fra loro, perché appunto Dune ha una cifra stilistica molto precisa, anche per quello che riguarda la recitazione, che è quello che poi interessa a me, gira gira, perché poi di quello si parla, non faccio il direttore della fotografia, quindi quello è. E che ne so, Animali Fantastici è completamente diverso, cito film che stanno anche in uscita. Animali Fantastici uscirà la terza installment, come si dice in italiano, il terzo episodio, sì. L'anno prossimo, capitolo, quello che è terzo film l'anno prossimo. E ultimamente ho finito di doppiare Matrix, che è il quarto, e gli altri tre li ha fatti, insomma, per quel riguardo il doppiaggio, un grande come Pino Colizzi, per cui insomma sono molto contento di quello che ho fatto, alla faccia di quelli che poi pensano che siamo tutti attori falliti o roba del genere. Io ho avuto una discussione su questo con un bel tomo di una radio privata romana, per cui vabbè, lascia il tempo, che poi in genere io non discuto. Abbiamo parlato prima con un collega che diceva che il doppiatore è prima di tutto un attore e poi doppiatore. È così, per me rimane così. Infatti io quello che consiglio a tutti quelli che vogliono iniziare a fare il lavoro del doppiatore, io oramai faccio un po' un altro lavoro, chiariamola sta cosa, mi sento negli ultimi anni per forza di cose molto più direttore e adattatore. Ma è ovvio, perché quando stai a casa chiuso un mese a fare dialoghi, poi stai chiuso in sala 2 settimane a fare direttore, un po' dopo 20 anni te lo dimentichi un pochino di essere quello che sei stato, però questo è. E io consiglio sempre, dicevo, di studiare prima di tutto recitazione, di interessarsi al panorama ampio che offre, alla gamma ampia di espressione che offre il lavoro dell'attore. Chiaro. Però com'è iniziata questo richiamo al doppiaggio, oppure alla direzione artistica, alla direzione del doppiaggio? Com'è iniziata? Ma è stata tutta una filiera, tutta molto ben collegata. Io ho iniziato facendo l'attore proprio, ho fatto l'Accademia d'Arte, quelli che stanno veri, no? Che stanno sul palcoscenico, ho fatto l'attore dell'Accademia d'Arte Drammatica. Bisogna ricordarlo oggi, chi sono gli attori di teatro? Vero, hai ragione, mannaggia. No, che poi non esistono attori di teatro, attori di cinema, quella è una distinzione del tutto fittizia e assurda. Esiste chi si esprime meglio in una disciplina e chi si esprime meglio in un'altra. Grandi attori di cinema in teatro non funzionano. Io anche recentemente ho visto attori che io stimo moltissimo per quello che riguarda televisione e cinema,
in teatro erano veramente poveri. Ma questo non vuol dire che uno è un cattivo attore, vuol dire che come i pittori, come gli scultori, come qualsiasi artista, insomma, tu prendi, ma che ne so, Marco Mengoni, che a parte che è una persona a cui voglio bene, ma secondo me è anche un grande cantante, probabilmente messo a fare l'opera lirica non renderebbe, ma parliamo sempre di canto, per cui un po' ci dimentichiamo questo fatto. Oggi il doppiatore sembra una categoria a parte, no? Da proteggere o peggio ancora da distruggere, come molti pensano. Io dico sempre che il doppiaggio non migliora le opere originali, ma per un motivo semplicissimo, perché sono opere originali, per cui che cosa devi migliorare? È quello. Però è un servizio che rendiamo al pubblico locale, tra l'altro chi dice che doppiamo solo in Italia veramente sta fuori dal mondo, ma in questo Netflix e le piattaforme ci stanno un po' insegnando, adesso forse sta farsa è finita sotto questo aspetto, e in realtà doppiano ovunque. Ed è un servizio che rendiamo. Il problema è vero, io ultimamente parlavo con uno stand-up che si chiama Edoardo Ferrario, che è diventato un po' famoso nell'ambiente perché fa delle routine comiche contro il doppiaggio. In realtà lui, e questo a me mi era arrivato netto, non è vero, non è contro il doppiaggio, è contro il cattivo doppiaggio, è lì che dovremmo andare a parare. Ora, io cerco di fare il mio lavoro, di farlo bene, di farlo al meglio, ci metto veramente tutto quello che ci posso mettere, compreso il fatto che mi sveglio la mattina con l'ansia perché dico oddio adesso lì come faccio, eh? Quindi, e questo è male, infatti presto penso o mollo o non lo so, ma la realtà è che come tutte le cose va semplicemente fatto bene, e non sempre fatto bene, ma insomma sarebbe anche ora di cominciare a riconoscerlo, perché è inutile nascondersi dietro un dito, perché poi le cose stanno lì, cioè il bello di sto lavoro è che le cose stanno lì, tu accendi la televisione o vai al cinema e ti rendi conto, ma poi magari non sai dire perché qua sono diventati tutti tecnici, no? Ma no, non bisogna essere tecnici, bisogna andare, uscire e dire il film è piaciuto, il film non mi è piaciuto, se il film non ti è piaciuto forse c'è una componente del doppiaggio, forse no, ma insomma continuare a scorporare questa cosa dall'opera a me un po' mi dà fastidio. Infatti guarda, dico, l'ultima cosa che dico proprio contro tutta questa bella festa, non è contro tutta questa bella festa, questa è una bella festa, ma contro anche certe cose, forse a volte ne parliamo addirittura troppo del doppiaggio, quando non se ne parlava e c'avevamo questi attori meravigliosi, uno andava a vedere, si vedeva, adesso stiamo lì, no però io su quell'attore ci preferisco quel doppiato, vabbè ho capito, ma guarda del film, buono, poi sì per carità ognuno può avere le sue opinioni, ma è un momento in cui c'è talmente tanta tensione sociale in giro, talmente tanto odio sui social eccetera, che esasperare anche questo tipo di cose, e si arriva a quello che vediamo in giro, insomma si arriva a forme comunque di intolleranza, a forme di conflitto sociale, ed è un peccato perché lo spettacolo serve ad altro, a tutt'altro che a questo, insomma. Quindi sei per il voci nell'ombra letteralmente? Io sono per il voci nell'ombra, dopodiché è chiaro che un premio, un riconoscimento, una cosa, è un discorso diverso, non è a quello che mi riferisco, è a quelle maree di fan che per carità ben vengano e tutto qua, che però stanno sempre lì. Io poi con i fan ho un rapporto di amore e odio, loro lo sanno, fan di Star Wars, ciao, lo sapete che sono tutto vostro, quando parlo di fan sono gli altri quelli cattivi, voi vi amo tutti, ecco, perché no, è vero però, perché con Star Wars io ho cominciato 7-8 anni fa con l'animazione Disney, appena presa dalla Disney ho cominciato con l'animazione, dopodiché mi sono ritrovato con tutto lo Star Wars del mondo possibile fra le mani, e lì ho cominciato a capire che cos'è bene, perché non mi ero mai posto il problema, che cos'è un fandom, quali attenzioni bisogna avere verso il fandom, che se certi film o certe situazioni sono dei fan service vanno rispettati in quanto tali e non vanno criticati, perché se io faccio un'operazione per i fan, io produttore, io Disney, J.J. Abrams o chi per lui, io la devo trattare nello stesso modo, per cui devo studiare la situazione del franchise, studiare i termini, studiare i registri e tutto quanto, dopodiché magari poco a poco cambiare. È vero che io sono entrato un po' a gamba tesa, va bene, lo riconosco, perché Darth Vader è diventato Darth Vader, Han è diventato Han, Leia è diventata Leia, ma il problema è che non è che sono diventati così, erano così e qualcuno ha avuto la bella idea di cambiarli, tant'è vero che, come dico sempre, invece nel fandom e anche in molta letteratura di Star Wars, in molti romanzi di Star Wars, si usavano i nomi originali. Però ecco, questo è
l'indice, il sintomo di com'era il doppiaggio prima e di com'è adesso. Cioè prima era un doppiaggio, se vogliamo, molto artistico, perché no? Ma perché c'erano degli attori meravigliosi che facevano doppiaggio, tutti gli attori facevano doppiaggio, era una cosa bellissima. Però io vi assicuro che a me, facendo questi franchise, è capitato più di una volta di andare a vedere quali erano i doppiaggi di allora, e insomma certe traduzioni erano un po' improbabili, oppure all'interno di un film tante cose si traducevano in modo diverso. Oggi noi siamo molto più attenti, paradossalmente, a quello che forse è un paradosso proprio quello che sto per dire, ma quello che forse è il problema più grosso del doppiaggio italiano, che è l'adattamento. Oggi però è molto più fedele alla versione originale di una volta, quando invece si inventava molto di più, si tagliava, si modificava. Per cui anche lì, vedi come ritorna poi il discorso, le cose bisogna farle bene. Il criterio è cambiato, ed è cambiato secondo me in meglio. Il risultato forse però non è migliore. Ma perché? Perché si studia poco, perché si improvvisa un po' troppo, perché ci vuole professionalità in questo lavoro. Anche la velocità nel produrre comunque il doppiaggio, i tempi sono veloci, i tempi sono diminuiti. I tempi sono molto più stretti, è verissimo questo, però è anche vero, io non posso dire cose per farmi odiare troppo, perché poi sembra, allora, è vero. È fa verissimo. Pubblicità. No, non è che fa pubblicità, no, io detesto, ma però è anche vero che comunque ci vuole grande lavoro, io faccio un grande lavoro di preparazione quando lavoro comunque, ci vuole grande lavoro di preparazione, per cui una volta che ti sei preparato e tutto quanto, entro certi limiti, il problema dei tempi stretti lo risolvi, anche perché anche la tecnologia è cambiata rispetto a una volta, per cui è chiaro che si è velocizzato, perché una volta si lavora con la pellicola, il magnetico, oggi si lavora in digitale, quindi è tutto più veloce, anche la trasmissione dei dati. Una volta, prima che arrivasse un film, passavano 6 mesi, adesso ce l'hai dopo mezz'ora, per cui tutto è cambiato. È vera una cosa però, ci sono situazioni in cui c'è veramente troppo lavoro da fare, ma è anche vero che sono le situazioni in cui uno potrebbe molto semplicemente dire ok, per me questa cosa non si può fare così, fatela fare un altro, che è una cosa che io dico da anni, per questo prendendomi insulti da anni, questa non è una cosa di oggi, fui già sbertugliato in un'assemblea per tanti anni fa per aver detto qualcosa di simile, perché capisco che è una cosa difficile, che non sempre si può fare, però tanti lo potrebbero fare, magari non lo fanno, non lo so adesso. Poi va anche detto, proprio per me, a mia discolpa, che io parlo un po' sul nulla, perché io conosco la mia realtà, conosco il lavoro che faccio io, il lavoro degli altri lo conosco molto poco, un po' per sentito dire, un po' perché magari si parla. Però ripeto, è vero che i tempi sono molto più stretti, quindi la qualità ne risente, è verissimo, però è anche vero che forse si può cercare di mercanteggiare un po' di più il prodotto, appunto i tempi con cui si realizza il prodotto, e ci sono situazioni che, se sono inaccettabili, è meglio non accettare. Quindi è sempre lì il discorso, insomma, sta sempre alla propria coscienza professionale, alla propria autostima, ma che ne so. Boh. Grazie Carlo Cosolo per averci. Ci vedremo questa sera alle nomination e vedremo come andrà la serata. Bocca al lupo. Grazie.